partita l'abbiamo preparata ieri e oggi, quindi valutare solo la condizione generale di chi ha giocato lunedì e cercando, ripeto, di mettere quello che reputo domani la miglior formazione che vi dia più garanzie per la gara di domani, poi penseremo alla successiva. No, è normale che ci stiamo avvicinando a una percentuale che mi darebbe grande soddisfazione, quindi diciamo al 100%. Ci abbiamo forse messo un po' per tanti motivi, però la condizione in questo momento è, diciamo, quasi ottimale per chi non ha avuto incidenti particolari. Anche, credo, ripeto, l'ho detto anche qualche mese fa, il gran caldo ha condizionato, perché giocare, ripeto, a 25 gradi anche a ottobre, fine ottobre, non è facile, e quindi per giocare a certi ritmi, che sono i ritmi che voglio io, perché comunque il mio modo di giocare è un modo di giocare abbastanza dispendioso, e bisogna stare bene, soprattutto il caldo, questo la squadra un po' lo percepisce e si è fatto un po' più di fatica in passato. Adesso col fresco si vede che i ritmi riescono ad essere alti e quindi si sta avvicinando molto la squadra all'idea che ho sempre avuto da prima della presa del giocatore. L'importante è che non ci sia stato nessuna ripercussione per quanto riguarda l'infortunio. Ci ha messo solo un paio di giorni per smaltire un po' il fastidio alla ginocchia, quindi sia ieri che oggi si è allenato regolarmente, ieri un po' a singhiozzo, oggi completamente in croce. Capuano oggi mi sembra che è andato a fare un altro controllo, quindi credo che tra qualche ora dovrebbero dirmi un po' l'entità del danno con precisione, valuteremo poi i tempi di recupero insieme allo staff.